Arezzo finisce di nuovo sott'acqua, sono bastati pochi minuti di un acquazzone però violento per allagare le zone che solitamente appunto hanno questo problema, come ad esempio via Capponi, una traversa di via Romana, e i cittadini si chiedono, dopo tutti questi episodi, sono ovviamente anni che questo accade, che cosa fa il Comune di Arezzo? Vergogna, vergogna e vergogna. Situazione stamani in via Capponi, e questo è il sottopasso. Ah, e l'hanno fatti i lavori invece in un anno e passa. I cittadini Bravissimi di quest'area tutti. Della città sono stanchi. Il problema delle caditoie è decennale e nessuno, nemmeno l'amministrazione di Alessandro Ghinelli appena riconfermata, è riuscita a risolverlo. Il Covid e le elezioni amministrative, ci dice al telefono l'assessore all'ambiente Marco Sacchetti, uno dei tre riconfermati dalla passata giunta, hanno rallentato non poco gli interventi. Dobbiamo mettere mano ad un piano preciso e puntuale della manutenzione delle caditoie. No, ma basta che piova, anche se piove poco, però se viene a rovescio fa sempre questo lavoro qui. Ma sono stati liberati i tombini, però anche stamattina non mi sembravano così liberi, però si vede anche più avanti il sottopassaggio è completamente allagato, quindi non abbiamo avuto questi grandi miglioramenti, diciamo. Il terrore vissuto nel 2019 con l'alluvione che si portò via anche una vita umana qui si rivive ogni volta che le previsioni meteo annunciano pioggia. Io ormai dal 2004 ho ristrutturato casa e dal 2004 che mi si allaga casa. L'anno scorso ho avuto l'acqua al primo scalino delle scale, guarda, completamente allagata, e stamani mi è preso il panico perché chiaramente mancava veramente che piovesse altri 10 minuti in quel modo, era di nuovo casa allagata completamente. Gli allagamenti hanno interessato anche altre zone della città, come la strada che porta nella frazione di Molinelli, disagi anche all'ingresso dell'ospedale San Donato, tre i sottopassi chiusi, e anche in via Anconetana ci sono stati allagamenti di scantinati e garage. Guardate la situazione, guardate. E ha smesso. E ha smesso, eh?